Buonasera a tutti. È un onore suonare queste splendide musiche in un posto così bello. Siamo affascinati, per quanto mi riguarda, da tutta questa isola meravigliosa. Io vengo dalla Romagna e da questo palazzo meraviglioso dove strumenti musicali come questo vengono tenuti in perfetta efficienza, con una sala così bella dove si può suonare con un'acustica davvero perfetta. Quindi è un onore suonare in questo posto e per voi. Le musiche di questa sera vengono praticamente tutte da una sola città e da un periodo storico molto preciso. La città è Venezia e il periodo storico è grosso modo la prima metà del Seicento, in particolare la decade 1640-1650. È un posto che abbiamo negli occhi, è un posto che conosciamo perché è la Venezia dei carnevali, è la Venezia delle maschere, è la Venezia dei travestimenti e dei grandi mantelli. Quindi in realtà è una Venezia la cui bellezza si è perpetrata fino ai giorni nostri. Ed è anche la Venezia dei teatri che sono accessibili a un pubblico sempre più vasto, che paga un biglietto e che quindi vuole essere soddisfatto, non solo un pubblico nobile, ma un pubblico anche di persone semplici, di teatri che purtroppo al 95% non esistono più, perché erano fatti di legno e quindi sono bruciati o comunque si sono deteriorati nei secoli. È la Venezia di Monteverdi, del grande compositore che negli anni 40 del Seicento è anziano e quindi si fa aiutare da una cerchia di compositori che lo aiutano a scrivere la sua ultima opera, l'Incoronazione di Pompea, che oggi viene tuttora eseguita, suonata, e l'ultima esecuzione alla Scala credo sia di 3-4 anni fa, ma che non era di Monteverdi, perché Monteverdi era anziano, si faceva aiutare da una sorta di bottega di giovani compositori, che sono poi per la maggioranza quelli che vi proponiamo stasera. È la Venezia delle aree d'amore, delle aree d'amor negato. Passano gli anni, passano i secoli e tutto cambia. Cambia l'estetica, cambiano gli strumenti musicali e quella che sentite è un modo di suonare che è andato perduto e che poi con il nuovo movimento di recupero della filologia barocca si sta ritrovando. Quello che non cambia sono i sentimenti, sono gli argomenti delle arie. Praticamente tutti questi brani parlano di amor negato, parlano di donne abbandonate dall'amante, parlano di donne che ridono della speranza, come il titolo del concerto di questa sera e il titolo del brano che avete appena ascoltato. È una Venezia di grandi compositori, ma anche di grandi compositrici. Barbara Strozzi affronta le difficoltà che potete immaginare per una donna che si atteggia a lavorare in un compito che in alcuni ambiti, in alcune situazioni viene definito un compito da uomo. Viene adottata da Giulio Strozzi, che è tante cose, un grande intellettuale, un grande illuminato, un grande visionario, ma anche un grande librettista, un grande quindi scrittore dei testi delle aree, che intuisce il talento della giovane, la prende nella sua casa e gli dà il suo cognome. E di Barbara Strozzi eseguiremo vari brani. E questi sono i brani che ascolteremo questa sera per lo più. Questa è la contestualizzazione storica dei brani che ascolteremo questa sera. Grazie mille e buon ascolto. Thank you.
sua digressione storica, perché vi farò ascoltare adesso un brano edito nel 1687, fa parte di una raccolta di 12 ricercari e sono il primo esempio di musica per violoncello solo edita, pubblicata. La pubblica Giovanni Battista degli Antoni a Bologna, appunto nel 1687, e lui è un organista San Petronio, e probabilmente conosce i violoncellisti della scuola bolognese, quelli che inventano il violoncello. Il termine violoncello compare a Bologna nella seconda metà del Seicento, lo strumento assume una forma definitiva in quel periodo là. Sono precedenti di queste altre 7 ricercate di Domenico Gabrielli, che era un altro, che era un violoncellista invece, sempre dell'area bolognese, che però non furono mai pubblicate. E quindi sono i primi brani per violoncello solo, probabilmente perché in quel periodo lì i violoncellisti stavano prendendo dignità da strumentisti solisti. E questo brano qua è stato pubblicato 40 anni prima delle famose suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach, della prima insomma. Eseguirò la ricercata seconda. Thank you.
Thank you.
L'ensemble Sezione Aurea è attivo dal 2013 e suona in tantissime formazioni. Questa sera vedete un trio e ha suonato in tante occasioni come orchestra, come duo, come orchestra d'archi, come ensemble di cantanti. Ciò che accomuna questi tanti repertori proposti è la valorizzazione di un repertorio che rischia di essere dimenticato. Pensiamo nel 2019 che sia importante suonare e registrare questa musica perché ancora, dopo 300-400 anni, è ancora viva dentro di noi. È ancora certe prassi che non possono essere scritte, per esempio, in un libro, ma che devono essere registrate. È il caso che vengano registrate ora, altrimenti verranno perse in futuro. Questo è un momento particolare per la musica antica. Ogni anno è come se cambiasse il cosiddetto movimento della rivalutazione, cioè il cosiddetto movimento della prassi storicamente informata, è molto vivo, molto attivo. Gli ensemble che suonano musica nel 600 e nel 700 in modo, così si dice, storicamente informato, cioè utilizzando gli strumenti giusti e leggendo la trattatistica inerente e cercando di superare la prassi filologica ottocentesca che ha definito un nuovo modo di suonare questa musica successiva a quando era stata scritta, è il fermento e l'ensemble Sezione Aurea è uno di questi. Uno dei progetti che propone è la valorizzazione dei musicisti romagnoli e Giovanni Ceresini è uno di questi. La composizione che quindi vi propongo, Tornato Caribaci, è una intavolatura, cioè una trascrizione per clavicembalo solo adattata alle possibilità dello strumento solo, di un madrigale, cioè di una composizione che invece è vocale, in questo caso era scritta per due tenori e basso continuo, cioè accompagnamento. Spero che vi piaccia. Thank you.
Scusate per queste continue interruzioni, ma il budello non è molto contento quando ci sono questi salti di temperatura e soprattutto di umidità. Oggi era molto caldo, molto umido, adesso c'è l'aria condizionata e non è contentissimo.
Ortiz, volevamo ringraziare Echi Lontani e Giuliana, nella persona di Giuliana, gentilissimo, bravissimo. E la Fondazione Siotto, perché come ha detto prima Filippo, siamo rimasti entusiasti di questo posto e di quello che si fa in questo posto. Grazie.